le dipendenze patologiche, questo è un periodo particolarmente strano, no? È un periodo così che nessuno di noi si aspettava, e storicamente è unico, è un periodo unico, insomma, no? Dove nessuno di noi così sa che pesci prendere, in qualche maniera. Le dipendenze patologiche, no? In questo periodo bisognerebbe capire, no, come si sta muovendo la questione. Forse non so se abbiamo troppi dati per poter trarre delle conclusioni. Quello che possiamo dire è che le persone sono costrette a casa. Sicuramente ci sarà una modificazione del loro comportamento o della loro, come dire, della loro presa di coscienza rispetto alla propria patologia. Per i ludopatici, come dicevi tu, c'è proprio una, no? Pensiamo alle persone che giocano ai videopoker. I bar sono chiusi, per cui proprio non sono più disponibili i videopoker. Secondo me ci sarà un forte cambiamento in atto. Ci saranno quelli che probabilmente avranno, come dire, modificato il modo di giocare con delle modalità online, ci saranno sicuramente anche delle persone che hanno messo un po' a tacere il loro sintomo per questo periodo. Però per poter trarre delle conclusioni importanti rispetto soprattutto ad un argomento così importante e preciso come le dipendenze patologiche, secondo me dobbiamo un po' aspettare per avere un po' più chiara la visione di quello che sta accadendo.